rispondiamo all'appello con opere pubbliche, con progettualità e soprattutto con un ministro come Delrio, ovviamente con un programma di opere comune e condiviso che vogliamo presentare ai veneti. La Val d'Astico Sud è una realtà. Da oggi, per andare da Vicenza a Rovigo, non occorre più un'ora di automobile, ma bastano appena 25 minuti. L'apertura degli ultimi 7 chilometri di autostrada tra Agugliaro e Noventa Vicentina completa quei 54 chilometri di un'infrastruttura che, attraversando 21 comuni di tre province, Vicenza, Padova e Rovigo, si inquadra in uno sviluppo della rete viaria ritenuto strategico non solo in Veneto ma a livello nazionale. Rispetta assolutamente i parametri di Kyoto, ha due controstrade, quindi è unica nel suo genere per queste controstrade che ha, e il recupero delle acque piovane, tutte le aree verdi, insomma diciamo che questa è un'autostrada che oggi si pone come un modello gestionale e di progettazione. Avere l'autostrada inoltre potrà aumentare fino al triplo la competitività delle imprese della zona, ma dei nodi rimangono comunque aperti. Il primo è la Val d'Astico Nord, dove rimane da appianare l'opposizione del Trentino. Il ministro Delrio si aspetta di trovare la stessa collaborazione incontrata in Veneto. Ringrazio per l'ospitalità Luca, con cui abbiamo cominciato a lavorare da subito con un approccio molto pragmatico, molto amministrativo, e quindi è molto facile, tra virgolette, lavorare quando si è orientati verso il bene delle proprie comunità. Zai e Delrio concordano anche su un'altra questione di carattere più generale ed è la lunghezza di realizzazione di un'opera deliberata dalla Giunta regionale nel 1999, cantierizzata nel 2005 e terminata 10 anni dopo. A cavallo tra gli anni 50 e 60 invece bastarono appena 8 anni di lavori per completare gli 800 chilometri di autostrada del sole. Bisogna tornare a quella rapidità. Maggior velocità anche attraverso la riforma del codice degli appalti che abbiamo fatto proprio al Senato qualche settimana fa, fare in modo che la realizzabilità dell'opera sia molto più rapida e si parli di qualche anno e non di qualche decennio.